Presidente, colleghi, rispetto all'emendamento presentato a mia prima firma, vorrei dire che a noi sembra davvero strano che non venga riconosciuta da quest'Aula l'urgenza di provvedere su una questione così capitale, così cruciale per la nostra democrazia. E vedete, noi facciamo proposte in Parlamento, proposte che rispondano anche alle urgenze della nostra vita collettiva e democratica, e sistematicamente addirittura il governo interviene, non le forze di maggioranza, ma addirittura il governo interviene a rivendicare, come in questo caso, una legge di delega che peraltro in prospettiva non significa altro che buttare la palla in tribuna, affossare la questione, sviarla. Allora, diteci se questo è un antipasto di premierato, e evidentemente la questione si fa ancora più chiara, perché tra l'altro stiamo parlando... Presidente, possiamo... Ha ragione, onorevole, ho già richiamato prima, ma ha ragione. Colleghi, c'è un caos. È comprensibile l'indifferenza, però il mormorio... Ha ragione, colleghi, dobbiamo consentire... Ce l'aspetta... al collega di svolgere la dichiarazione di voto sul suo emendamento in un clima di silenzio. Aspetti un attimo che la cosa sia ripristinata. Prego. Dicevo, a tutta l'aria di essere questa vicenda un ulteriore antipasso di premierato, perché qui stiamo parlando di proposte, di iniziativa legislativa che sono in quota all'opposizione e che vengono a questo punto sistematicamente cancellate, depennate, affossate, non neppure nel quadro di un dibattito con le forze di maggioranza che sono in questo emiciclo, ma addirittura per iniziativa del governo. E allora io mi chiedo, ma voi state assistendo al dilagare dei casi di corruzione? Avete ascoltato l'ANAC l'altro giorno, nella reazione annuale, ha certificato che sopra i 15.000 abitanti, i comuni, uno su quattro sono coinvolti da inchieste di corruzione. Dilaga ormai la contaminazione tra affari e politica, dilaga il voto di scambio. E la politica che cosa sta offrendo? Sta offrendo l'ennesimo espediente, stratagemma per non occuparsi di una questione così vitale. Cos'è che vi spaventa? Perché ci lasciate ancora soli ancora una volta? Perché non volete affrontare nel merito la questione? Dopo un'attività istruttoria, dopo audizioni che ci sono state in commissione, dopo aver sviscerato apparentemente anche da parte vostra tutte le questioni di merito. Sveglia! La politica deve avere un sussulto di dignità. Non potete nascondervi, non potete pensare che la soluzione sia spuntare le armi alla magistratura, non potete contestare alla magistratura di invadere un campo laddove la politica non riesce a rivendicare la propria dignità. E allora vi invito a ritirare, ad accogliere questo emendamento, vi invito a votarlo, perché vedete, è un emendamento nell'interesse collettivo, non di una forza politica. I cittadini vogliono chiarezza, trasparenza dei processi decisionali, è la base della democrazia. Noi siamo eletti, abbiamo un mandato collettivo, non ce lo conferiscono i mandati elettivi, non ci vengono conferiti agli imprenditori amici, non dobbiamo rispondere agli imprenditori amici, agli elettori. E allora dobbiamo assicurare trasparenza dei processi decisionali. Gli elettori vogliono sapere e vogliono regole chiare. Sto agendo, sto proponendo un emendamento, un'iniziativa legislativa, un ordine del giorno nell'interesse degli elettori che mi hanno mandato qui e mi hanno conferito mandato, o lo sto facendo perché sono un lobbista? O lo sto facendo perché tutelo gli interessi di qualcun altro? Agisco nell'interesse del popolo italiano o del governo di Riad? E sono queste le questioni che dobbiamo affrontare, e sono regole essenziali
per rendere più chiara e superare la patologia della nostra democrazia. Abbiate un sussulto di dignità, confrontatevi, votate con noi.